Ben ritrovati amici e benvenuti in questa seconda parte relativa al fai da te, alla pulizia delle nostre macchine fotografiche vintage acquistate sui mercatini. Oggi ci concentreremo sulla sostituzione del frog tongue, la pellicola nera protettiva che protegge appunto le pellicole, le immagini appena scattate nei primi secondi dall'uscita della macchina fotografica, quindi i primi secondi di sviluppo. Trovate il nuovo frog tongue per l'acquisto su vari siti specializzati, tra i quali anche Amazon. Vi lascio il link del frog tongue in descrizione qualora non riusciste a trovarlo. E adesso spostiamoci sul nostro bancone da lavoro e procediamo alla sostituzione. Sostituire il frog tongue della macchina fotografica è un'operazione davvero semplicissima. Basterà utilizzare un coltello e fare leva nella parte alta centrale dello sportellino e lo vedrete venir via all'istante. Fate solo attenzione perché i dentini che lo tengono in sede sono in plastica. Una volta tolto questo sportellino avremo il frog tongue arrotolato al suo interno. Come potete vedere si srotolerà automaticamente ad ogni foto scattata, quindi ad ogni uscita della pellicola. A questo punto prendiamo il nuovo frog tongue, togliendolo dalla sua confezione originale, facendo però un po' di attenzione perché chiaramente non dovremmo andare a danneggiarlo. Una volta estratto dal cellophane, prendiamo lo sportellino che abbiamo smontato in precedenza ed andiamo ad inserire il frog tongue all'interno, facendo combaciare i fori presenti sul nuovo frog tongue con i dentini sullo sportellino. A questo punto prendiamo la nostra macchina fotografica e riposizioniamo lo sportellino nella sua sede, facendo attenzione che il frog tongue non vada a incastrarsi fra i dentini e l'alloggiamento dello sportellino. Effettuiamo una piccola pressione ai lati dello sportellino dove ci sono i dentini che lo terranno bloccato in sede e l'operazione è praticamente conclusa. Come possiamo vedere dall'interno, il nuovo frog tongue è installato, i dentini sono di nuovo nella loro sede originale ed avremo il nuovo frog tongue pronto ad essere utilizzato. E adesso quale modo migliore per provare il nuovo frog tongue se non quello di installare una nuova cartuccia di pellicole all'interno della nostra macchina fotografica. Quindi prendiamo una nuova confezione di pellicole per Polaroid 600, in questo caso state vedendo una cartuccia di film con il frame colorato, quindi dove ogni fotografia avrà un frame diverso, di diverso colore. Estraiamo la cartuccia che è sempre avvolta dal foglio informativo con i consigli che Polaroid ci mette a disposizione ad ogni confezione di nuove pellicole. Inseriamo la cartuccia all'interno della macchina fotografica, state tranquilli perché non potete assolutamente sbagliare, perché sulla cartuccia c'è proprio indicato qual è il lato superiore e lo trovate in alto a destra l'indicazione, eccola qui, insert film this side up. Una volta quindi visto qual è il modo corretto di inserire la cartuccia, apriamo lo sportellino della nostra macchina fotografica, inseriamo la cartuccia spingendola all'interno fino in fondo e andiamo a chiudere lo sportellino. La batteria all'interno della cartuccia dei nuovi film alimenterà all'istante la macchina fotografica e spellerà, come potete vedere, il primo cartoncino protettivo delle pellicole ed il nuovo frog tongue avrà avvolto questo cartoncino come se fosse una nuova fotografia. Adesso che la nostra Polaroid vintage è tornata come nuova, sarà pronta a regalarci delle fotografie uniche e degli istanti irripetibili.
Spero che questi video sulla pulizia e sulla manutenzione fai da te di queste macchine fotografiche vintage della Polaroid vi siano stati utili. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, di metterci un like e di attivare le notifiche della campanella per non perdere l'uscita dei nostri prossimi video, specialmente di questo relativo alla macchina fotografica segreta che abbiamo nella sua confezione originale, che sarà la protagonista del nostro prossimo video. Con questo vi auguro buona giornata, ciao e alla prossima!